Ciao amici del bosco, in questo video parliamo di agricoltura naturale, un approccio alla coltivazione che è stato proposto per la prima volta in Giappone da Masanobu Fukuoka. Come fare il pane? Guarda i pomodori neri! Il vero scopo dell'agricoltura naturale non è coltivare il cibo, però è la perfezione dell'essere umano, come dice Masanobu Fukuoka. L'ultimo fuoco più brucia e cammina rovente. Sono l'ultima goccia caduta. L'agricoltura naturale ha affascinato generazioni di coltivatori alla ricerca di un modo per produrre il cibo senza fare danni agli ecosistemi naturali. Secondo voi è possibile? Io ci sto provando da tanto tempo e ogni tanto vado a trovare dei contadini, dei coltivatori che sanno come fare. Questa volta sono andata a trovare Kutluhan Özdemir, che nelle Marche porta avanti i principi di Fukuoka. Dimenticatevi le lavorazioni del suolo, i trattamenti, le concimazioni. Nella fattoria Shizen si coltiva seguendo l'istinto. Poi ho cominciato a leggere. Ho trovato permacultura, agroforestazione, biodinamica, vari modi di agricoltura rigenerativa. Poi, quando ho letto i libri di Fukuoka, subito ho sentito nel mio cuore che questa era la strada. Mentre ero ancora a Istanbul avevo questa voglia di andare e trovare allievi di Fukuoka e vedere nella pratica l'agricoltura naturale. E ho deciso di andare in Sud America per conoscere alcuni suoi allievi, vivere con loro e imparare insieme dalla natura. Poi altri 4-5 anni ho vissuto in Grecia. Panos Manikis. Poi un giorno sono arrivato qui e nel primo momento che sono arrivato sentivo dentro di me che era il posto giusto e di là è partito tutto il viaggio. Qui c'è già una parte del tuo orto e adesso mi spieghi come fai ad avere queste verdure così belle e rigogliose che sembrano nate così per caso in mezzo all'erba. Andiamo a vedere. La prima cosa che fai quando inizi a coltivare un terreno? C'era terra nuda, non c'era nessun tipo di né vegetazione né pacciamatura. Quindi il primo momento sono riuscito a trovare un po' di paglia e ho coperto subito la terra. Questa era la prima azione. Poi quando è arrivata l'autunno ho cominciato a seminare il sovescio. Adesso sono arrivato in un ciclo che semino sovescio in autunno e falcio in primavera, poi coltivo orto. Quindi semplicemente ogni autunno semini sovescio in modo da produrre materia organica, tenere la terra viva con le radici, a primavera sfalci, quella diventa la tua pacciamatura e cominci a piantare o a seminare l'orto estivo. È così. Semplice. Fuori dell'orto, qua in realtà tutta la fattoria, abbiamo seminato il sovescio in autunno, solo che qui dove adesso piantate gli ortaggi abbiamo falciato prima con l'idea di preparare l'orto e fuori dall'orto abbiamo falciato più avanti quando i semi del sovescio erano maturi e poi sono venuti le piante spontanee. Quindi in giro di qualche anno diventerà tutto un orto in realtà. Qual è il segreto del tuo sovescio? Che piante scegli? Cerco di mescolare più varietà possibile, dipende dalle possibilità che riesco a trovare quell'anno, dipende dal prezzo dei semi, però cerco di seminare almeno 3 categorie delle piante, 3, 4, 5 piante di ogni categoria, tipo brassicace, graminace e azoto fissatrice. Quindi in inverno tu fai il sovescio anche dove hai messo gli ortaggi che consumi poi in inverno? Sì, ho messo tutto insieme perché il sovescio seminato in autunno non cresce nei mesi invernali, rimane basso, come se fosse un stato di meditazione, raccoglie energia solare e trasmette le radici ai microorganismi e nel frattempo tu mangi ortaggi invernali
quando arriva primavera il sovescio comincia a crescere. Ci sono un po' di solchi. Dove trapiantato oppure seminato peperoni, tomato, melanzana, c'è il solco. Adesso se trapianto ortaggi invernali, ovviamente devo irrigarli, bagnarli. Però tutto quello che vedi che è già in produzione, che è coltivato in primavera, non c'è stato mai l'acqua. Andando avanti vedi delle cose da fare e poi il corpo comincia a attivarsi. Prendi le azioni, fai questo, fai quello e porti avanti la fattoria. Tu hai una vera e propria azienda agricola. Con questo tuo metodo riesci a produrre tanto da poter vendere. Allora, abbiamo tre pezzi di orto. Io questo è il secondo orto estivo che facciamo in modo serio. Il primo anno l'obiettivo era avere il nostro cibo per tutto l'anno. Quindi il primo anno per noi l'obiettivo era arrivare alla autosufficienza. Questo anno, invece, il secondo anno, l'obiettivo era produrre il nostro cibo più coprire le spese della fattoria. Poi l'anno prossimo arrivare anche a vivere direttamente dalla nostra produzione. E nel frattempo vendiamo. Quali attrezzi agricoli utilizzi per il tuo orto? Abbiamo una falcia, una pala, ogni tanto se serve spostare le cose, un po' di materiali, carriola, una forbice e basta, non c'è niente altro. Una paletta per quando vai a mettere le piantine, te lo fai con le mani perché la terra ormai te lo consente. Adesso servirebbe il paletto per trapiantare, però per trapianto primaverile o semina primaverile non serve neanche la paletta. Il libro di Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia, è una delle prime letture che ho fatto quando ho cominciato ad avvicinarmi alla terra. Insegna dei principi molto belli, ma molto diversi da quello che è l'approccio che consideriamo consueto alla coltivazione. È essenziale, è semplice, quindi dovrebbe essere facile da mettere in pratica, solo che è così distante da quello a cui siamo abituati che ci rimane difficile affidarci a questo principio del non fare. L'agricoltura del non fare non vuol dire stare qui sotto un albero così che cadono i frutti alla nostra bocca. Questa non succederà. Invece agricoltura del non fare come una vivere una vita naturale, semplicemente come una gallina che si alza la mattina col sole e gira tutto il giorno nella fattoria, che lascia un po' di letame qui, sposta i semi là, muove un po' di terra qui fino al tramonto. Alla fine della giornata non ha lavorato, non ha fatto niente, non aveva neanche intenzione di né migliorare la terra né creare una fattoria naturale, senza nessun intento, semplicemente ha vissuto la sua vita naturale. Però ogni azione che ha preso durante la giornata offre alla fertilità del suolo, alla creazione di una fattoria naturale. E la stessa cosa vale anche per noi. Se riusciamo a vivere una vita naturale senza avere neanche l'intento di creare qualcosa, le cose succederanno da sole. Seguo l'istinto anziché seguire una logica. Avvicini a una pianta e guardi, continui a guardare. Il primo momento forse uno non riesce a sentire perché ancora non abbiamo sviluppato questa connessione. Però stare là e guardare, osservare, e già in un certo punto già cominciano ad arrivare le risposte, che guardando a una cosa, che non necessariamente solo una pianta, potrebbe essere un umano, un animale, uno percepisce come sta questo essere vivente e da lì in poi partono tutte le azioni. Qui abbiamo un sacco di piante di pomodoro, una canna semplice per il sostegno. Sfemminellature le fai? No, anche quello non lo facciamo. Questo anno per esempio è piovuto tanto, maggio era molto piovoso, quindi c'è molto presente i funghi nella fattoria. Più che presente nella fattoria è presente in questo momento nella terra, nostra terra dove viviamo. È parte della vita. Quindi per te il fungo non è un problema, è parte della natura in cui viviamo. Ma come tutti i virus e batteri che sono continuamente presenti nel mondo, se io ho un sistema immunitario forte,
quando il mio corpo incontra con questo virus, non mi ammalo. Invece se il mio sistema immunitario è basso, mi ammalo. E la stessa cosa per la terra. Se la terra è fertile, anche i funghi sono parte della vita, però la pianta sta bene. Quelle cose che noi definiamo come le malattie, in realtà non sono le malattie, sono diversi esseri viventi che presenti nel mondo. Noi cosa cerchiamo di fare? Eliminare tutti i funghi, tutti gli insetti dal mondo? Cos'è il nostro intento? Alla fine questo è un stato, un passaggio che attraversa la pianta. Qui si vede il tipo di terra con cui ha a che fare Kutluan, cioè praticamente ci facevano i mattoni, avete capito? Guarda che roba! A terra tu non metti mai una forcavanga, una grelinetta, se trovi il suolo particolarmente compatto, intervieni qualche volta o non lo fai mai? Dipende da dove partiamo. Se nel primo momento, se cominciamo un terreno molto duro, compattato come un cemento, potrebbe essere utile l'unica volta una forcavanga o grillnet, o se parliamo di superfici grandi, un reaper potrebbe essere utile. Ci sono stati alcuni casi, che abbiamo deciso anche di arare la terra, però erano i casi molto estremi, che è solo una, l'unica volta, e poi comincia la rigenerazione del suolo. Questo non è una religione che ti vieta o ti permette di fare certe cose, semplicemente osservare la terra, vedere in che stato è e poi prendere la decisione giusta e andare avanti. E adesso vado a curiosare sotto a questa zucchina per vedere come sta la terra. Allora, qua c'è la pacciamatura, si sposta, non è altissima la pacciamatura, però si trova, ecco, questa più in basso è tutta molto più tritata, diciamo così, già decomposta. La terra è sempre coperta, non viene mai lasciato senza vegetazione, o vegetazione viva o falciato che è la pacciamatura. Per le carote abbiamo tre bancali, perché qua dove coltiviamo, questo era una fornace, ne facevano i mattoni di argilla, quindi la terra è molto argillosa. I primi anni coltivare le carote in un terreno così argilloso non era possibile. C'è un po' di sabbia, un po' di terreno e un po' di compost preparato. Entriamo in quest'altra porzione di orto, mi sembra più giovane, ci sono ancora gli alberi piccoli, Ci giusto? sono anche alberi grandi piantati prima, però sono al fondo. Però quello che vediamo dall'entrata sono gli alberi piantati negli ultimi 2 anni. Qualche pianta di mais, qualche pomodoro qua in mezzo, non si capisce da dove vengano. Invece, se conoscete l'agricoltura naturale, potete immaginare che quelle cose nascono dalle famose palline, le palline di argilla. Fukuoka ha lanciato questa idea che è molto interessante. E tu la applichi, come funziona? La maggior parte della vegetazione che vediamo qui, che sia erba medica, sia alcuni ortaggi, una mais, un pomodoro, e vedremo adesso tante daikon e ravanelli in giro che sono preparati con palline di semi. Le prepariamo e poi le lanciamo. Quando arriva il momento giusto, partono. Ok, quindi è un modo per difendere il seme quando per esempio fa ancora troppo caldo, quando non c'è siccità, per cui i semi sono protetti fino a quando non arriva il momento giusto. E anche da essere mangiati dagli animali, perché se seminiamo così a spaglio, senza palline, più di 80% di semi verranno mangiati dagli animali. Adesso abbiamo un po' di semi di sovescio, circa 30-40 varietà di semi. Abbiamo argilla e un po' d'acqua. Poca acqua adesso, però poca. Come fare il pane? Le proporzioni tra argilla e semi, circa un volume dei semi e 30-40 volume di argilla, non dal peso, però dal volume. Dobbiamo usare un'argilla speciale o la possiamo recuperare dal campo?
No, quello che ce l'abbiamo nel campo va benissimo. Invece prepariamo o le palline oppure lasciamo tutti i semi 24 ore nell'acqua, 24 ore tipo in una lenzuola l'umido e terzo giorno sotto la pioggia le lanciamo. Quindi o questo o quello, dipende dalla stagione. Quindi è così che fa il sovescio? Questo? Sì. Là è molto più argilloso. Ah, ma qui è nerissima già. Anche siamo fine luglio, puoi anche trapiantare senza nessun attrezzo. Senti che profumo. Questo è humus, cioè come l'humus del bosco praticamente. Si è formato da solo in questi 2 anni? Dal sovescio, delle radici del sovescio. Decompone sotto la terra. Guarda! Ecco, così è facile coltivare. E questo è sovescio falciato, quello okay, che vediamo. Quindi... Era inizio maggio questa parte, ho falciato tutto e ho cominciato... Okay. Quindi quando rifarai il nuovo sovescio tu poi semi dappertutto, nei vialetti, non c'è distinzione? No, da sopra, così, butto i semi. Adesso, settimana prossima, metterò tutti gli spazi vuoti, metto ortaggi invernali. Poi ottobre da sopra butto i semi da sovescio, o con le palline o altra tecnica, 24 ore acqua, 24 ore lenzuola. Daikon seminato come da sovescio. Raccogli ogni tanto un daikon. Ma seminato come l'intenzione di sovescio, però ovviamente se mangi, mangi, se non mangi, guarda c'è qua, tutto questo è daikon. Il daikon è una pianta fantastica per lavorare la terra perché riesce a fare un fittone fino in basso, fino in profondità. Qui sta faticando, quindi ci fa vedere che la terra la sta rigenerando. Qui ho fatto un errore, avevo iniziato a camminare in questa zona, mi sembrava un vialetto, invece era proprio la zona seminata, infatti si vedono già spuntare le rape rosse. Come avevi fatto qua? Raccontaci. Qua c'erano aglio e cipolle. E dopo la raccolta di aglio e cipolle ho messo un po' più pacciamatura e poi seminato barbabietola rossa. E ovviamente seminando in luglio devo bagnare i semi. Ancora non siamo 100% autonomi dalla riproduzione dei semi. Ce l'abbiamo i semi, però non abbiamo lo spazio semenzaio per produrre le piantine che ci servono. Uno degli obiettivi per l'anno prossimo è arrivare tenere solo i nostri semi e riprodurre le piantine da lì. Per incrocio, questa è la parte naturale della riproduzione delle piante, perché cercare di tenere una sola varietà e portare avanti. Quando abbiamo i figli è sempre sono diversi, non è mai uguale. Sono tanti tipi di alberi forestali, alberi da frutta, diverse dimensioni, arbusti, poi perenni, annuali, seminato in tutti i livelli, non solo gli alberi, però come parte in un bosco, non irrigando mai, alcuni non ce la fa e muore. E va bene, così vuol dire che non è... Quando Fukuoka è venuto in Italia nell'81, invitato da Giannozzo Pucci, una delle prime cose che ha detto dopo aver visto l'agricoltura in questo paese, ha detto che l'agricoltura in questo paese non è per la produzione del cibo, è solo per l'economia. E sta distruggendo la terra. Kutluhan, con i suoi orti pieni di ortaggi da raccogliere, è la prova che un'altra agricoltura è possibile. La sua terra è soffice, piena di humus, piena di materia organica e le piante crescono, le piante da mangiare crescono senza uno schema definito. Per far conoscere l'agricoltura naturale è nata anche la RAN, la rete per l'agricoltura naturale, che organizza eventi in Italia e anche all'estero, dove Kutluhan spiega la filosofia che ci sta dietro e dà anche i primi consigli, un aiuto a chi non sa da che parte cominciare. Tu fai un sacco di incontri, cosa insegni negli incontri tutto dedicati all'agricoltura naturale? Niente in realtà, non serve né una persona che viene insegnarci qualcosa, un libro che c'è scritto, un programma che è da seguire, non ha nessun senso, come l'agricoltura naturale è come il silenzio. Quando non parli è già là naturalmente, quando cominci a spiegare cos'è il silenzio non esiste più. Tutto quello che noi parliamo, cerchiamo di spiegare all'agricoltura naturale, in realtà è una traduzione molto povera dell'agricoltura naturale, che
come guardare all'ombra dell'agricoltura naturale, però la vera luce è dentro di ognuno di noi. Come ti immagini la fattoria tra qualche anno? Come la stai creando? Passo per passo quello che sta succedendo qui, che la terra si sta risvegliando. E poi arriverà un momento in giro di 3-4 anni che tutto è un orto, tutto è fertile. Poi cominceremo a trovare gli ortaggi spontaneamente crescono in giro, come quell'immagine che ci racconta Fukuoka. Quindi pensi che dovrai sempre meno intervenire anche per seminare, per esempio? L'idea è che ci siano proprio gli ortaggi che si seminano da soli. Certo, certo. Arriva un momento che la natura prende anche l'azione della semina. Nel mondo noi siamo gli unici che dobbiamo mettere tutta questa energia per coltivare il nostro cibo. Non c'è un altro essere vivente che deve usare tutte queste sostanze, energia, petrolio, per semplicemente per mangiare. Ma più di questo, non è stata mai la nostra intenzione avere il cibo per tutti. È semplice, guardando all'agricoltura convenzionale, è semplice vedere questo. Se vogliamo coltivare cibo per tutti, abbiamo comunque tutte le sostanze chimiche, trattori, il petrolio, comunque manca il cibo. Poi, perché coltiviamo il tabacco? Perché coltiviamo lo zucchero se veramente vogliamo produrre il cibo per tutti? Non è che la terra non riesce a produrre cibo, anzi, è la cosa più facile che può fare. Però non è stata la nostra intenzione questo. La nostra intenzione è fare soldi. Sì. Spero di avervi incuriosito. Io sicuramente integrerò questa visione all'interno del bosco di Ojija. Se ancora non siete convinti dei risultati che si possono ottenere, non vi dico di cambiare tutto quanto, ma il suggerimento magari è di cominciare a seminare, come ci ha detto di fare Kutluan, anche in un pezzetto, in un angolo del vostro orto, del vostro terreno. Io ci proverò. Vi chiedo di iscrivervi al canale, per noi è molto importante, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! In un mondo cieco, sono l'ultimo grido lanciato e morto.